Amici del padel Made in Asi Taranto, ci troviamo al centro sportivo Bellevue di Talsano, dove stanno per affrontarsi il team Extin di Marcello Cazzoni e Niccolò Borgia e il team Smania di Massimo Arban e Antonio Chiarelli. Prende il via così la nuova stagione della categoria padel Standard 1. La sfida si annuncia equilibrata e a noi non resta che dare un'occhiata alle fasi salienti del match. Marcello Cazzoni al servizio. Dopo un breve scambio è Antonio Chiarelli che mette al segno il punto con uno smash che non ammette repliche. Massimo Arban alla battuta. Schiacciata potentissima dello stesso Arban, nulla da fare per Marcello Cazzoni. Questa volta lo smash perentorio è di Marcello Cazzoni. Batte Niccolò Borgia. Scambio intenso chiuso da Antonio Chiarelli con un diagonale preciso e imprendibile. Chiarelli mette a segno il punto con un dritto teso e potente. Gran colpo di Cazzoni che segna il punto anche con un po' di fortuna. Antonio Chiarelli alla battuta. Cambio di altissimo livello che si chiude con l'errore di Marcello Cazzoni, palla sulla parete di fondo. Scambio risolto dalla volée di dritto messa a segno da Massimo Arban. Chiarelli tenta di reagire ai colpi messi a segno dalla coppia di Extin, ma alla fine deve capitolare. Risposta micidiale di Massimo Arban al servizio di Marcello Cazzoni. Alla terza schiacciata arriva il punto di Antonio Chiarelli. Botta e risposta ai massimi livelli, ma è l'errore di Chiarelli che assegna il punto a favore del team Extin. Ottimo il passante centrale di Marcello Cazzoni. Chiarelli risponde con una schiacciata centrale al colpo di sponda di Borgia. Lo smash vincente di Niccolò Borgia.
Lo scambio si chiude con la schiacciata uomo di Borgia. Il dritto velenosissimo di Borgia mette in crisi Chiarelli che ribatte a rete. La chiusura di Marcello Cazzoni. Il dritto millimetrico di Chiarelli mette fuori causa la coppia avversaria. Massimo Arban conclude con una volée di dritto. Giocano all'attacco i due di Ekstin, ma è infine Chiarelli che mette in difficoltà Marcello Cazzoni che sbaglia. Tenta la volée sotto rete Cazzoni, ma il suo colpo non va a segno. Borgia mette a segno il punto con una schiacciata. Antonio Chiarelli mette pressione all'avversario che alla fine va in errore. Chiarelli is on fire, smash poderoso e vincente. Servizio di Massimo Arban. Marcello Cazzoni mette a segno il punto con un dritto angolato. Il passante di Antonio Chiarelli, Cazzoni rinuncia. Un altro scambio di colpi di altissimo livello chiuso dal passante centrale di Massimo Arban. Schiacciata di Massimo Arban e punto per il team Smania. La chiusura di Nicolò Borgia non ce n'è per nessuno. La racchetta di Chiarelli si trasforma in una bacchetta magica. Marcello Cazzoni va in difficoltà sulla volée di Antonio Chiarelli.
L'errore di Marcello Cazzoni, che spinge la volée sulla parete di fondo, regala il punto vincente al team Smania, che si aggiudica così l'incontro per 2-7-1. E chi ben comincia. Per oggi è tutto, l'appuntamento è alla prossima.